E ciao a tutti amici, ben ritrovati qui sul canale di Kertostar. Oggi in un nuovo episodio di Atelier Raisa, muniti di nuovo equipaggiamento, partiamo all'avventura e scopriamo di essere praticamente diventati invincibili per i nemici che nello scorso episodio ci hanno fatto un po' il mazzo. E tra il crafting di una medicina e un po' di materiali, vediamo di scoprire che è ora di creare il nostro piccolo hideout. Ma lascio vedere a voi. Buona visione. Ma che cacchio sono sti cosi qua in fondo? E penso che quello sia lo slime gigante, tipo dei mostri quelli in versione più gigantosa. E non abbiamo neanche l'oggetto per poter estrarre questa cosa, quindi mi è arrivato uno slime gigante in faccia. Mi sento offesissimo. Anche sto coso ha 400 tipo 50 di vita. Mamma mia, cioè, pulento del vicinato. Big Puni che ci... Cacchio soffi tu. Tieniti sta bomba di ghiaccio. L'ho shottato. Come l'ho shottato? Come l'ho shottato con la bomba di ghiaccio? Ma... sono fortissimo. Ecco perché, sono fortissimo, sono imbattibile. Oddio, punti di domanda. Mi sa che tipo mi sto addentrando in zone in cui non dovrei ancora andare, anche perché ho lo zaino pieno. Mi sa che torno indietro. No, dai, diamo giusto solo un'occhiata veloce per capire se la zona è tranquilla o se tipo ci devastano qualsiasi cosa sia devastabile. Cos'è che sono quei cose lì? Stavo dando giusto un'occhiata alla cassa e ho notato che abbiamo proprio appena un po' d'acqua. Ma proprio giusto due gocce. Mamma mia, l'abbondanza. Comunque, noi adesso dovevamo fare una cosa bellissima. Eccolo qua. Sì, mettimi questo. Così intanto ci portiamo già avanti. Poi mettimi questo. Ok. E poi metti questo qua blu. Opla, e abbiamo sbloccato il lingottozzo, quello buono, per farci le armi quelle belle. Possiamo punire ovviamente in stride, come nostro solito. E abbiamo ottenuto tre lingottozzi. Di conseguenza, direi che possiamo farci la cosa quella più bella, giusto? Sì, perché allora dobbiamo andare di qua. Mettiamo uno dei lingottozzi quelli normali. E... sì, in realtà possiamo farlo, perché adesso ci richiede un pezzetto di legna. Ci vuole due di fuoco, ok. Quindi penso ci serva due lingotti per ogni arma. Puniamo ovviamente gli slime con la staffa, perché i lingotti avevano la punizione degli slime. Bella lì. Abbiamo imparato a craftare la staffa quella bella. Se io facessi una cosa di questo tipo, qualità 62. Mamma mia, stiamo craftando tipo il lingotto più potente di tutte queste epoche che mai possano essere esistite. Lingotto di qualità 72. Mamma mia, livello B di creazione. Adesso ci craftiamo tipo il lingotto super fichissimo di dell'altro materiale. O meglio, cerchiamo di craftarlo il più bello possibile. Vediamo, 38, 37. Beh, se io metto questo, andiamo a 54. Bello, bello, bello. E con questo 56. Oddio, non lo so, perché potremmo mettere il coso che ci dà più difesa se lo sintetizziamo. O poi più qualità. Andiamo di qualità. Anzi, togliamo il materiale da qui. Li mettiamo tutti e due qua.
Ce ne sta un altro. No, maledizione. Vabbè, va bene così. Qualità 69. Facciamo Phantom Slayer, perché facciamo sempre Puny Slayer, perché facciamo Phantom Slayer, che magari ci torna più... Oh, scusate, ci torna un pochettino più comodo. Quindi adesso direi di andare a fare la spada per il buon... Sì, c'è il buon Lent. Iniziamo da un bel qualità 75. Skill da mercenario. Aspetta, vediamo sempre qualità. Che ci basta questo. No, scusate, ci basta questo. Direi di metterci anche questo qua. Mamma mia, cosa sta uscendo. Eccola qui, la Colossal Edge. Yeah. Colossal Edge di qualità B, signori. Beh, facciamo anche il martellozzo per il buon Tao. Allora, facciamo così. Iniziamo un pochettino più con calma. Così possiamo metterlo questo qui che mi piace. Questo qui che mi piace. Possiamo mettere ancora due item. Quindi io, signore, farei una cosa. Metterei questo qua. E poi appunto come ultimo item, no, mettiamo questo qui di qualità 69. E skill charge Phantom Slayer. Solo qualità C, ma mi piace comunque. Mi piace davvero un sacco comunque. E abbiamo pure levelappato l'alchimia. Siamo di livello 16 adesso. E beh, che c'è da dire se non equipaggiamo tutto istantaneamente? Cioè, guardate, passiamo da 6 e 2 di velocità a tipo... Bam! L'infinito e oltre. Aumentiamo HP, attacco... Cioè, più 11 di attacco. Vabbè, perdiamo 2 punti in velocità, ma chi se ne frega. Ecco, qua perdiamo 3 punti in velocità. Fa niente, butta tutto dentro. Chi se ne frega. Tao invece proprio se la gode con un boost completo di tipo... quant'è? 17 di attacco, 5 di difesa, 1 di velocità. Mamma mia. Mamma mia. Come siamo messi bene. Come siamo messi... Lenta a 112 di vita adesso. Che vedevo di, signore? Andiamo istantaneamente a provarli su quei maledetti cosi di Heocha. Andiamo subito. Eccoci, signori, alla caverna dello scorso episodio. Adesso voglio proprio vedere cosa ci fate voi qui. Adesso conto di noi per quanto siamo diventati potenti. Guardate i danni! Guardate i danni, anche se esistono. Guardate, guardate! Non dico che li stiamo shottando, ma... Mamma mia, Tao, guardate quanti danni fa. Tao, guardate che bello, che bello, che godue, che mamma mia. Mamma mia. Mi sento tipo rinato. Adesso devo solo trovare un nemico che mi faccia di nuovo le chiappe, così ho di nuovo motivo per potenziarmi. Comunque, vediamo un po'. Adesso... Yes! Yes, che sono riuscito a dargliele di santa ragione comunque. Guardate che bei danni che gli stiamo facendo, mamma mia. Sto godendo troppo. Senti, picchiamo anche te. Pam, a posto. Immortali. Ormai siamo diventati i padroni di questa caverna. Nessuno può più sconfiggerci qua dentro. Vabbè, ci sono arrivati dal profondo del nostro fondoschiena. Beh, chi se ne frega, perché tanto abbiamo Tao l'ammazzapietre. Invochiamo un bel terzo star. Andiamo di mossa veloce, andiamo di livello della tattica, che tanto appunto
realtà non cambia molto. Tavoli ha già distrutti tutti quanti. Siamo letteralmente a un pelo dal level a pelo. Eccolo qua il nostro signore 8 adoreato. Quello che lo scorso episodio voleva tanto tanto bullizzarci. Adesso facciamo un bel Dusk Flame. Mamma mia, l'ha ridotto in fin di vita. L'ha letteralmente sfondato. Più rare drop, quindi ti prego, voglio un sacco di pietruzze quelle belle blu. Level up per tutti, non male. Un paio di pietruzze blu, va benissimo. Comunque volevo farvi vedere che ho craftato praticamente nel mio provar cose. Sono riuscito a craftare praticamente questa Shite and Dax. E quindi in sostanza posto che avere il falcetto e l'accetta, abbiamo il falcetto con l'accetta, quindi tipo tutto assieme. E ho notato che mi dà anche nuovi materiali, quindi ottimo. Solo che devo riuscire a trovare un oggetto che non capisco dove possa trovarsi. Volevo vedere, ma qui c'è tipo un mercato. Non è che per caso qualche mercante tra di voi ha giusto l'oggettino quello. Leather Protector mio. Mentre tu, tizio, che sei uguale all'altro tizio. Cos'è che hai? No, divento povero, ma lo faccio volentieri per quel coso lì. Perché tanto in realtà si tipo... Vediamo. Esatto, potrei tipo vendere le vecchie armi. A posto. Come faccio? Conferma, no? Conferma. 58 monetine, direi che non mi fanno schifo, tenendo conto che ne ho appena spese tipo 200 e passa. No, 300 e passa, perché ho preso di tutto. Vediamo se l'ent può utilizzare bene questa cosa qui. Guadagna HP, perde uno di attacco. Per 2 di difesa e per 10 di HP, forse no. Perché vediamo se magari Tao può farne un migliore utilizzo. Neanche lui. E Reza dice: Reza fa un full level up tutto quanto, quindi lo mettiamo istantaneamente. Perfetto. Stavo per dire, Reza di certo è quella che ne fa a meno utilizzo. Ma a posto, Reza le spara su tutte le statistiche. Tu cos'è che ci vendi? Tu ci vendi cibo. Però non c'è quello di cui ho bisogno io, mannaggia te. Tanto pensiamo a fare le nostre cose, tipo di aspettare appunto un giorno e poi torniamo da Empel e compagnia bella. Eccoci qui da Empel e Lila. Vediamo oggi cosa ci hanno da dire quei due ragazzotti. Mi sa che Lent si è spaccato una spalla. Ma che cazzo i capelli ha Lila oggi? Ok, quindi in sostanza ha fatto qualcosa ma non vuole dirci cosa. Ah, è suo papà. Niente, ce l'ha detto. No, dai, io stavo scherzando quando dicevo che si è rotto la spalla. No. Già, poverino. Diciamo che non è propriamente il padre dell'anno. Beh, però Lent, cacchio, lui sei un mercenario, ma adesso noi ti abbiamo equipaggiato pure col nuovo spadone. Che succede? Io
Dai, dai, lenta, facciamo una cosa, andiamo in spedizione, andiamo a battere il boss di fine gioco, così dopo puoi battere tuo papà che sarà il vero boss di fine gioco. Ci dicono come fare tipo un delle medicine alchemiche. Dai, diteci come fai delle medicine alchemiche. Che dalla frase che ho appena... cioè, che ha appena detto Empel, penso si possa tipo... aspetta, cosa che devo fare? Envision e Hesype. Ok. Dobbiamo fare roba bella. Poi da quello che ha detto Emperor, penso tipo noi possiamo potenziare tipo il nostro calderone così. Dovendo passare qua dalla strada del viaggiatore, essendo che dobbiamo raccogliere un paio di radici amare per appunto far la cura del nostro caro Lent, ho pensato, ma... che ne dite se proviamo adesso che appunto abbiamo il nuovo equipaggiamento, quello bello, a fare le chiappe strisce noi a quel coso gigante che l'altra volta, diciamo, ci ha leggermente, ma proprio leggermente distrutto male? Io personalmente lo farei, anche perché tipo, venga qui signor coso volante... E appunto, lo scorso episodio purtroppo non ho potuto dare la soddisfazione agli iscritti di far vedere quando la distruggevamo male una volta per tutte, quindi lo facciamo adesso, così sono felice comunque. Ecco a voi, iscritti, la vostra dose di Godus di distruzione dei tizi volanti, qui dei traghettini di Verne, o come vogliamo chiamare. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Ok, no, semplicemente dovevo guardare nella zona giusta. Wild potato, bitterroot. A posto, a posto. L'abbiamo trovata. Sunny honey flower. Signor volante, lei venga qua da noi. Voglio vedere, ma... sono deboli alle bombe. Ah, che bello. Allora andiamo di bomba, come se non ci fosse un domani. Bomba! Un momento sensual! Giusto? Level up per tutti. Allora, ci eravamo lasciati al punto che dovevamo fare con la radice amara un blessing ointment di qualità superiore al 30, quindi mettiamo sempre il nostro bel filtro per qualità. E allora adesso mettiamo, oddio, ma la qualità può andare anche in più in basso. Cioè, se metti cose di troppa scarsa qualità, la qualità si riduce addirittura. Buongiorno. Sì, abbiamo finito. E quindi... oh, tieni questa qua. In realtà ne avevo già una a quanto pare, ma non lo sapevo. Oh, bene, lenta, anche perché in realtà tipo hai combattuto fino ad adesso tutti i mostri che ho abbattuto nel mentre farmavo la radice quella lì cosa, quindi... in realtà dipende, il male è solo nella testa. Visto, siamo ben di livello 16 come alchimia. Non ho capito in che senso. Ok, vediamo adesso cosa dobbiamo fare. Pronto, c'è nessuno in casa? Ma guarda un po' che tempismo proprio all'ora del tè. Sa, dozo,
Messiagare. Ma abbiamo fatto il cambio di outfit così al volo. So. Ocha wa ii haka mo shirenai kedo. Kono cookie wa watashi ga yaitan da yo. Atashi souyu no zenzen dame de sa. Noi siamo più bravi a cucinare bombe oppure vestiti. Arekara mo minna ganbatteru n de sho? Ma ne. Lento mo tao mo. Raize mo renkin jutsu wo? Dandan chougou no kotsu ga wakatte kita ki ga shite. Saishu no toki wa Lento to Tao ni mo kite moratteru kedo. Toude suru no mo sukkari narete kita mitai. Oh, bene bene. Longer trips mi piace. Mi piace molto come cosa. Dai, vieni nel party che non c'è problema. Così che in realtà tipo appena entra nel party inizia a lanciare meteore di fuoco e fulmini tipo dal cielo, anche se non ci sono nuvole. Si scopre che in realtà non siamo noi a proteggere lei, ma lei a proteggere noi. Tao, dove stai? Sono un po' di corsa. Ah, Raiza, come? Ima, isoi de ronda. Mi cuore posto ramba ni de qua sciate. Sole de nighe te chitano? Mo, Tao tara. Scusi, vai a ripasti, Anna sai. Ne è stato di gentile. Ma cuore nighe te. Ma scusa, ma l'altra volta che erano venuti a restituirlo, perché dovrebbero tentare di distruggerlo e rubarlo adesso? Beh, effettivamente come teoria non è neanche male. Beh, scusa, hai studiato dei libri e adesso devi capire cosa farci. Non ho detto che... 僕は物心ついた頃からずっと知りたかった。山積みに、ちょっとそこに、アンペルさんのおかげで一歩前進できた。だから知りたいんだ。あの本に書いてあることを全部が。そんなわけで僕は余計な喧嘩。え、vabbè. Ma perdonate, ma le animazioni, ma le avete lasciate in cantina, anche quelle a prendere polvere, cioè. Ma non sono uno sviluppatore di videogiochi, ma dai, ma sembra quasi che stessero slidando. Quindi saliamo qua in stanza e iniziamo a preparare la pizza. Eva Tacludia. Salve. Come gelosa, dai, ma semplicemente sono dei ragazzini che cercano di realizzare i propri sogni, quindi è normale che cerchino di dare il massimo. È luna di notte, però non. Vabbè, preghiamo che le esigenze di trama non ci uccidano. Di certo non è una principiante. Brava, brava, lavora sul cuore. Ma
ことを聞いてもらうためだけに来たから。あ、niente te, niente biscotti. No. Speravo ci fosse la merenda offerta al concerto. Cosa succede ai Weasel e agli slime? Ah? Salve signor Weasel. Cos'è quel coso lì in fondo? È leggerissimamente corazzato, ma proprio appena appena, mi dicono. E sembra tipo un misto tra Itran e Kyogre. Quindi Kyogitran. E detto sinceramente, non penso sia tanto amichevole. Creeping Shadows abbiamo ottenuto come accivimento, grazie tante. Madre, non penso che la farm sia, diciamo, la cosa più importante. Un lucertolone di gemme si sta avvicinando alla città. なんでそこで全くなんて感想になんのさ。いつも見たクレントやタウと遊ぶだけならまだしも。今度はバレンツのお嬢。何よ。お母さんは何にも知らないくせに。Tiente che cacchio, cioè potrebbe trasformarti il grano che coltivi in pepite d'oro. レンケンのことを変とか遊びとかお母さんがさ。色々頑張ってるつもりだったけど、ミオさん。 Beh, effettivamente è sempre un problema essere, diciamo, sull'isola quella che è distaccata dal mondo. Perché... effettivamente quando sei separato dal mondo, la cosa nuova è sempre strana. Qual è questo super piano? Un secret. Effettivamente è il titolo del gioco. Ma esatto, cioè lente. Non è così idiota questa tizia. Cioè... effettivamente lui e due, essendo che sono comunque chi ci insegna l'alchimia e il combattimento, forse è meglio dirglielo dove ci sistemiamo. Ah, il coso... esatto, il coso quello là, quello abbandonato. No, dai, Raisa. Così non posso. Devo tipo ritirare indietro quello che ho detto prima. Nel senso che sei un po' tonta. E già tipo ci dà una magia alchemica. Cioè, magia. Una ricetta alchemica. Che ci permette di che è una casa istantanea, un po' come le capsule della Capsule Corp. Tranquillo, Empel. Raisa sorprende sempre. Nel bene o nel male, sorprende sempre. Il problema è che molte volte sorprende con qualche esplosione di troppo. Comunque. Ho capito adesso, ma mi sa che quelle cose che ha dietro, lì là, non sono capelli, ma sono le sue orecchie. Quindi, Lila non è un normale essere umano. Antara, ne. Oh, socca. Raisa ni motaseta mama già. Seccaku no zaireo mo. Dio! Cioè, Atelier Raisa ci pensa mentre Dreamlight Valley no, il fatto che se hai un ingrediente che ti serve per una quest hai bisogno di tenerlo da parte in un inventario separato. Mamma mia!
Che figata! Gameloft. Quella maledetta Hinga del mondo di Frozen. Ok, building material. Son material, seaweed soil. Cos'è il seaweed soil? Scusate. Possiamo già craftarlo. Si fa con questa. Abbiamo dei materiali da costruzione che uccidono i fantasmi. No, non voglio sapere come. Ok? Non voglio sapere come. Come hold on. Scusa, abbiamo fatto uno. È una magia spiegata dalla scienza più o meno, quindi... Dai, Tower, ti fai un po' di muscoli, su. Noi siamo dei propri alchemist. Brava ragazza, dacci mano forte. Sì, più o meno tipo il nostro gruppo è: ma vai a quel paese, grazie amico, so che hai, mi vuoi bene. Vai a quel paese anche tu, grazie amica, so che mi vuoi bene. Ho craftato in realtà 6 di ogni materiale, perché comunque non... cioè, me ne craftava 2 ogni volta, quindi non potevo farne 5. Comunque, signori pronti, che mi spiace dirvelo, so che mi state odiando, ma facciamo una cosa, la costruzione del hideout ve lo lascio all'inizio del prossimo episodio. Promesso, cerco di farvelo anche uscire il più presto possibile, così vedremo che cosa succederà al nuovo posto segreto della banda Raisa, ma... per oggi la concludiamo qui e noi ci si becca al prossimo episodio con Raisa, Lent che si spacca le spalle combattendo contro suo papà, Tao che studia libri solo per studiarli e Claudia con la K di Castoreo, abbiamo deciso, che semplicemente vorrebbe fare l'avventuriera, ma non si sa, magari suo papà è un avventuriero e si è beccato una freccia nel ginocchio e quindi non vuole che la figlia gli succeda lo stesso. Signori, vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo la prossima volta, buona giornata, ciao!